Via Badaloni c'è il piano nuovo che dice che dovrà essere comunque pedonalizzata. Cosa ne pensi di questa decisione? Devo proprio dirlo. Secondo me cioè, l'ennesimo flop, non hanno minimamente l'idea di quello che è il commercio. Secondo me sanno cos'è il commercio dell'area commerciale, cioè, la fattoria, ma qua del centro non ne hanno proprio una vaga idea. Secondo me faremo la fine di altre vie che hanno chiuso e si vede, cioè, le hanno proprio fatte morire. Più di fare, questa sarebbe la via dello shopping, se volete andare a vedere praticamente, se uscite vedete i portici con i marciapiedi che sono disastrati, le transenne piene di schifezze, ogni tanto chiamiamo ecoambiente per far pulire ma non vengono, cioè non so, fate un passaggio fuori e vedete voi se questa può essere una via dello shopping rodigino. Sinceramente non penso che sia un grosso danno per le attività commerciali. Anche perché la via alla fine ha dei posti per parcheggiare le auto che sono quasi sempre interamente occupati, per cui non penso sia un grosso problema, sinceramente, per l'attività. Sì, c'è anche l'idea di fare una via dello shopping, forse oltre all'area pedonale andrebbe riqualificata l'intera zona. Bravissimo, il punto è questo, riqualificare la via innanzitutto, perché è un po' di anni che non viene ristrutturata e sistemato soprattutto il passaggio del portico. E per lo shopping chiaramente noi siamo in prima linea, siamo solo che contenti se si facesse una cosa del genere. Allora, io non sono d'accordo, prima di tutto perché già la via è abbastanza spenta, è abbastanza vuota e quindi la gente è già in difficoltà a passare di qua. E il pedonale secondo me non ha senso perché già... Vabbè, è vero che il traffico è eccessivo, nel senso che sfrecciano a una velocità pazzesca le macchine... e quindi può urtare questa cosa, però renderlo pedonale secondo me vuol dire far morire definitivamente la via, perché la gente ha bisogno di muoversi con le macchine, di parcheggiare, e già il comune non offre molti spazi per parcheggiare nei dintorni, quindi ci crea una grossa difficoltà. Penso che sia un'idea pessima. Pessima perché negli anni, cioè chi ha vissuto la via diciamo dagli ultimi 10 anni, ogni provvedimento che ha ridotto in qualche modo il movimento, a partire da questo parcheggio libero, i parcheggi a pagamento eccetera, non ha fatto altro che indebolire la forza commerciale di qua, tant'è vero che sono tutti chiusi i negozi. E comunque, a prescindere dal passato, anche per quello che riguarda questa iniziativa, trovo che non ci sia, posso dire, nessun motivo per renderla pedonale. Passi proprio la piazza di fronte al Duomo, che può avere qualcosa di sensato, ma il resto è una strada, secondo me, non è un, come posso dire, un qualcosa di storico, di turistico, come possono essere le piazze principali di Rovigo. Quindi secondo me sarebbe un danno e basta, un danno economico. Io credo che non ci sia una persona tra commercianti e residenti che potrebbe gioire di una scelta del genere, non la capisco proprio il senso. Allora, secondo me come attività va a finire che togliendo la circolazione muore le attività muoiono perché non c'è traffico di macchine in cui vengono a comprare e secondo me le attività qua insomma non vanno a morire e non sarebbe insomma una bella cosa. Grazie. Va a finire come la parte dell'altra parte della città, della rotonda, che vedi che le attività là sono tutte morte, ecco. Non va bene per da boh. Se non so, altre cose, se le attività secondo me va a morire, ecco, questo discorso. Penso sia utile anche magari per le persone, gli studenti che devono girare qui per il centro. Vedo comunque che anche la zona pedonale per andare alla mia università viene utilizzata, quindi penso sia una buona iniziativa.